Il momento negativo è alle spalle. Il Bole Bellinzago in un solo colpo torna al successo 2-1 con il Lascaris e torna soprattutto in zona playoff. Vittoria meritata per i Tigrotti, capaci di reagire sul campo e di trovare la rete del vantaggio a pochi minuti dalla fine, a suggellare una vittoria meritatissima frutto di una prestazione convincente. Dopo una fase di studio con un paio di conclusioni senza troppe pretese da una parte e dall'altra, sale in cattedra la squadra di Molinaro che inizia a macinare gioco. Fioccano le occasioni, la prima con Moreo che chiama il portiere della Scaris ad un super intervento con un gran colpo di reni, poi con Orlando il cui piattone però è troppo morbido. Protesta il Bule per un fallo di mano in aria che avrebbe meritato la concessione del rigore. Su calcio d'angolo Canino di testa colpisce il palo facendo pensare ad una domenica sfortunata. In realtà non è così perché poco dopo Latta, scattato sul filo del fuorigioco, non perdona, scaramentando in rete la palla dell'1-0. Prima dell'intervallo il solito Canino, sempre sugli sviluppi di un corner, sfiora il raddoppio. Nel secondo tempo si ricomincia con il Bule ancora all'attacco. Romeo e Orlando, sempre loro, fanno ammattire la difesa dei torinesi, ma difettano di precisione sotto porta. Il Lascaris si fa vedere con un bel diagonale da fuori che termina fuori di poco. Poi Latta troverebbe il 2-0 che viene annullato per un fuorigioco che in realtà non esserci, sembra non esserci. A sorpresa gli ospiti pareggiano i conti con Pretti, che devia di prima intenzione una cross proveniente dalla sinistra. Il Bule non ci sta, si ributta in avanti e in mischia trova con Canino il gol della meritata vittoria, che riporta i ragazzi del presidente Blasi in alto in classifica.